Dimenticare Pagano innanzitutto per guardare al futuro, ma soprattutto per costruire un presente che possa essere un ponte con quello che l'Avellino sta cercando. Ma sicuramente dimenticare, però nello stesso tempo fare tesoro degli errori commessi nell'ultima mezz'ora, che ha pregiudicato in maniera determinante poi il risultato finale. Quindi partire da quello e naturalmente guardare avanti, arriva un'altra sfida molto stimolante, un derby, quindi credo la miglior partita che potesse capitarci dopo una sconfitta del genere. Scelta tecnica. Mi sembra un po' strano che alla vigilia di una partita così importante due giocatori titolari vanno fuori. Più che scelta tecnica, che cosa ti posso dire? Titti. Domanda di riserva? Sì, inutile dire che per come è progettato questo Avellino, per quello che è stato fatto anche che insomma tu hai voluto Sicuri e via dicendo, insomma Castaldo sicuramente sarà per l'Avellino, ma lo sarebbe stato per qualsiasi squadra, diciamo un gap, ma non, la cosa non ti spaventa sicuramente? Naturalmente è un'assenza importante per l'economia generale della squadra. Naturalmente è capitato forse nella partita più importante dell'anno, però erano quasi 10 partite che si portava avanti una diffida, quindi era anche inevitabile. È stato un peccato che l'abbia presa anche nel modo più sciocco possibile quella ammonizione, però ripeto, fortunatamente nell'ultima coda di mercato è arrivata l'altra attaccante che comunque speravo arrivasse, e quindi da questo punto di vista, almeno numericamente e anche come caratteristiche, perdiamo poco. Perché hai visto la partita più importante dell'anno? Penso per i tifosi sia anche la partita più importante dell'anno, no? Un derby contro il Benevento comunque hanno un fascino particolare, quindi è una partita che tutti vorrebbero giocare. Il primo era Gigi che voleva essere della gara. Invece non azzeccare questa gara, perché poi sarebbero due sconfitte consecutive, vedendo poi che altre gare che affronteremo noi, quelle che affronterà il Latina, potrebbe incidere tantissimo sul futuro rendimento sia psicologico che della squadra. Beh, è normale che dopo una sconfitta quello che si aspetta è una pronta riscossa. Soprattutto, ripeto, che la squadra faccia vedere quei progressi che aveva fatto intravedere negli ultimi mesi e ci aveva dato la possibilità poi di arrivare in testa alla classifica. Affrontiamo una grandissima squadra costruita per arrivare prima, questo non lo dimentichiamo, che invece strada facendo un po' ha perso delle convinzioni, ha avuto delle difficoltà, però rimane una squadra dal punto di vista qualitativo di prim'ordine, e quindi non sarà assolutamente una partita facile, questo lo sappiamo, però noi dobbiamo ripartire da quelle che sono le nostre certezze che ci hanno permesso, come ho detto in precedenza, di fare degli ottimi risultati. Senti, Fumagalli invece come sta dopo questi 15 giorni, sì, è stato attaccato al primo posto, è stato messo addirittura in discussione perché si prospettava l'arrivo di un nuovo portiere. Guarda, queste sono cose che io ho letto. Da parte mia non è mai stato messo in discussione, ha sempre giocato, domani giocherà, quindi non vedo problema Fumagalli assolutamente. Fa parte di una squadra, quindi come tutti possono fare prestazioni positive, prestazioni meno positive. L'importante è guardare sempre avanti e non voltarsi dietro, perché credo che per un calciatore la cosa più importante sia quella di ripartire dimenticando quello che poi possono essere le prestazioni precedenti, sia che siano positive che siano negative. Proprio azzerare tutto e ripartire come se niente fosse. Senti, guardare avanti, domani significherà guardare, come dicevi giustamente, Biancolino e Zigoni con Pianeta, magari con un De Angelis alle spalle, o è una rivelazione che tatticamente potrebbe... Ci può stare. Davanti ho, ripeto, una batteria di
di attaccanti, anche di caratteristiche, mi permettono comunque di poter fare le scelte migliori, quindi da questo punto di vista il reparto non mi crea particolari problemi. Le esclusioni che ho creato per scelta tecnica su un chiaro segnale per tutto il gruppo, e forse ci riguardano veramente anche la vigilia di cui, perché c'è la stessa tensione, la stessa emotività che ha portato per quella partita, che poi è stata forse anche una partita di svolta di un pilota anche abbastanza positivo. Sì, sapete quanto per me conti prima di tutto il gruppo. Il gruppo viene prima di tutto e quindi le scelte che faccio sono fatte in virtù di rendere il gruppo sempre più forte. È il gruppo che vince le partite si vincono principalmente dentro lo spogliatoio, poi dentro al campo. Questo è il mio modesto pensiero e ne sono fortemente convinto. Ti ripeto, sono l'allenatore, vivo quotidianamente, giorno per giorno con questi ragazzi, quindi le scelte che faccio le faccio perché io la domenica voglio vincere e come ho detto tante volte, per vincere le partite la domenica c'è bisogno di 18-20 ragazzi determinatissimi che stanno sul pezzo e che vogliono un unico obiettivo. Però temi che nella malaugurata ipotesi in cui il campo non dovesse dare ragione, poterti esporre a critiche da lui, allora, in quella che è stata, come hai detto tu, quella che è la vigilia della partita, come hai detto tu, più importante dell'anno, della partita. Allora non posso fare l'allenatore. No. Sì. Dovrei fare un altro mestiere. Quindi mi assumo come sempre le responsabilità, le mie responsabilità. Il campo avrà il suo verdetto. Se vinciamo sono stato bravo. Se non vinciamo, le critiche cadranno tutte su di me, ma è il mio mestiere, quindi vado avanti per la mia strada senza paura di niente e di nessuno. Come sembra? Tu dovresti drammatizzare, perché prima ha detto il termine, come il Napoli ha rivinto, se la sono presa a male, quindi che dici? Naturalmente Napoli, stiamo parlando di una piazza di grandissima tradizione con un passato, un presente, un futuro che credo sia al di sopra di tutti, naturalmente ha un fascino particolare, poi negli occhi penso tutti abbiamo ancora quel famoso derby di 7 anni fa, quindi anche per questo, però credo che per la vicinanza, per il fatto che comunque in tanti anni queste due squadre si siano affrontate, rimane un derby sentito, un derby importante e quindi va annoverato come una partita dove, ripeto, tutti vorrebbero essere presenti, tutti vorrebbero giocarla, tutti vorrebbero essere protagonisti. Rispetto alla partita d'andata, sono andate le squadre sia sotto il profilo dell'assetto tattico, anche dei gruppi. All'andata la Perino ha scontato soprattutto sulle fasce ha fatto la differenza. Domani, anche in base all'assetto che hanno utilizzato nell'ultimo periodo, ci sarà un canovaccio diverso. Però potrebbe esserci questa tendenza che di scrivere di più sulle fasce e mettere in difficoltà. Ma meno. Almeno da quello che si sa dovrebbero essere comunque due moduli speculari, quindi naturalmente sulle fasce ci sarà tantissimo spazio, quindi la squadra che riuscirà naturalmente ad essere più incisiva e a contenere meglio poi gli avversari su quel fronte potrebbe anche fare poi la differenza e vincere la partita, anche se ripeto una partita dove bisogna stare attenti a tutti i giocatori, perché ripeto, il Benevento anche con i nuovi acquisti ha sicuramente una rosa di primo ordine, di grande qualità, e quindi però come hai detto tu sono d'accordo, sicuramente sulle fasce si potrà vincere o perdere la partita. Però hai parlato al condizionale, dice si potrebbe, cioè ovviamente non è solo sulle fasce che la Avellino giocherà domani, o no? Noi l'abbiamo preparata in un certo modo e quindi naturalmente i ragazzi sanno quello che devono fare. Abbiamo visto pregi e difetti del Benevento e quindi è importante scendere in campo con una grandissima carica, una grandissima determinazione e la voglia di rifare di nuovo 3 punti persi, ripeto, per mezz'ora non all'altezza della situazione a Pagani. Catania potrebbe essere l'uomo derby, l'effetto sorpresa della
Un giocatore ritrovato. Abbiamo detto che era fondamentale per noi riaverlo dopo 2 mesi e passa di assenza. Si sta allenando molto bene, non ha nessun tipo di fastidio, quindi sicuramente un giocatore ritrovato è per noi importante da domani, ma soprattutto per il futuro. Dopo la sconfitta di Pagani non sono più delle vere e proprie critiche verso la squadra della Reggiana, anzi molti si sono meravigliati appunto di questo secondo tempo un po' particolare. La tifoseria quindi è molto propensa a vedere un Avellino che continui nella sua corsa, quella che abbiamo visto rallentare a Pagani. Quindi per domani, al di là poi della partita che riveste un certo interesse per la vicinanza, ti aspetti comunque un grande sostegno da parte del pubblico? Vabbè, questo sappiamo quanto il pubblico di Avellino sia vicino, soprattutto il nocciolo duro, i ragazzi della curva. In una partita del genere sono sicuro che anche il colpo d'occhio domani, anche sentendo un po' la prevendita, sicuramente sarà dal punto di vista dell'affluenza forse la partita con maggior numero di spettatori. È normale che vogliamo, come ho detto prima, subito cancellare la sconfitta di Pagani, che ripeto è stata per un'ora il solito Avellino, e il gol del pareggio invece stranamente ci ha praticamente tolto tutte quelle certezze, come se ci fossimo risvegliati improvvisamente. La squadra, anche col fatto che voleva comunque vincerla, sapendo che l'Avellino comunque deve sempre vincere, in un momento di difficoltà non è riuscita a rallentare quello che poteva essere magari la foga poi della Paganese, far passare il momento tremendo e portare a casa poi comunque un risultato positivo. Ma sono sicuro che domani i tifosi ci daranno una grandissima spinta, e i ragazzi hanno già una grandissima carica perché sanno che è una partita importante. Il Sampuri dai denti, ti aspettavi qualcosa di più dal mercato o va bene così, visto che anche all'inizio gennaio tu hai parlato dell'opportunità di avere magari un centrocampista un po' più propositivo in fase realizzativa, va bene così? No, tutti gli obiettivi... Hai provato fino all'ultimo qualche cosa? No, ripeto, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, perché noi cercavamo un difensore, un centrocampista e un attaccante per completare l'organico e fare in modo che poi alla lunga, con infortuni, cali di condizione, magari che ha tirato un po' di più con la carretta, il valore generale della squadra rimanesse costante, rimanesse comunque molto alto e non ci fossero magari giocatori rincalzi non all'altezza. Quindi da questo punto di vista abbiamo seguito una strategia, è stata portata avanti, quindi Zullo e Arini sono arrivati un po' prima, all'ultimo momento è arrivato Zigoni. E da questo punto di vista ho 23 giocatori tutti che potrebbero comunque giocare tranquillamente titolare.